Il 2020 non è stato un anno facile, neppure per le biblioteche vicentine, costrette ad una chiusura completa, mediamente per 14 settimane, al solo servizio takeaway per ulteriori 10 settimane. Eppure il bilancio di un anno di attività non è così nero, anzi ci sono tanti segni positivi e numeri in aumento. La rete delle biblioteche vicentine è coordinata dalla provincia di Vicenza, che gestisce anche i servizi collettivi. Non solo abbiamo ottenuto, spiega il consigliere provinciale con delega alla cultura Marco Guzzonato, ma ci siamo anche evoluti, merito della capacità della rete delle biblioteche vicentine di convertire le limitazioni in opportunità. Da sempre la rete è infatti un avamposto di innovazione tecnologica, per cui abbiamo strutturato un'organizzazione che, nel rispetto della normativa anti-Covid, ha privilegiato i contatti virtuali a quelli reali, come il servizio takeaway, gli eventi su Facebook, l'infinito archivio del Media Library online. Così facendo, le biblioteche hanno mantenuto un legame con gli utenti che hanno ricambiato con un massiccio ricorso ai nuovi strumenti. Gli stessi bibliotecari in prima persona hanno accompagnato l'alfabetizzazione digitale, spiegando ai meno avvezzi le procedure informatiche di consultazione e prestito. Le biblioteche si sono confermate snodi di aggregazione e crescita sociale e culturale. La lettura è stato un sostegno contro l'isolamento e con questa consapevolezza abbiamo attivato anche le consegne a domicilio per persone fragili e per chi era in quarantena.